Oh, chiediamo anche a Daniele, insomma, come ha visto queste miss, queste ragazze? Viste bene. Ma tu le hai viste tante nella tua carriera, ragazzi. Abbastanza bene per aver, diciamo, anche espresso quello che è il, diciamo, il gusto e le aspettative un po' della, del pubblico. E sì, queste tante. Nel senso che io ho iniziato per gioco con Alessandro, l'ho spiegato anche prima. Eravamo un gruppo così di amici che avevano determinati rapporti tra di loro e con questo atto di follia che è scattata nella testa di Alessandro abbiamo deciso di iniziare un po' per gioco, un po' per lavoro, perché chiaramente noi facciamo parte di un team di professionisti anche della comunicazione, giustamente puntava su un prodotto che fosse giocoso ma anche incredibilmente serio ed efficace, non solo per le ragazze che partecipano, ma anche nel trasmettere poi qualcosa a chi assiste a questo spettacolo. E devo dire che, insomma, spero che ci stiamo riuscendo bene stasera. È... Sì, direi proprio di sì. Assolutamente sì. Allora, hai i risultati? Bene. Bene, cominciamo quindi con la settima classificata. Settima classificata. Che Miss Sole Luna, giusto? Esatto. E premia Flaviano. Flaviano e Miss Sole Luna, dove ce l'abbiamo fatto? Immagino che sia stato anche particolarmente complicato fare un po' tutti quanti i conteggi. Sì, nel senso che essendoci poi comunque tutta questa competitività tra le ragazze, nel senso non in cattiveria, ma proprio già questa tutta, i voti erano tutti lì, quindi abbiamo per essere più sicuri abbiamo controllato più volte, perché veramente. Attenzione a non mostrare troppo apertamente questo foglietto preziosissimo, dillo solamente a tutte, chi è la settima classificata? È la numero 10. La Miss numero 10. Abbiamo anche il l'omaggio floreale, il ricordino di Gianni Guerra per il premio Donna Penelope Senigallia. Complimenti. Foto. Grazie ancora Sara. Andiamo avanti con la sesta classificata, Miss Un Sorriso per il Salisi. Esatto, viene a premiare una delle patronesse. Eccola qua la nostra campionessa delle patronesse che ci raggiunge sul palco per premiare con aiutiamomi lei, chi è la sesta? Fascia Un Sorriso per i Salesi numero 1 Nazareth Mazzoni. Foto. Grazie, grazie mille. Grazie mille Milena, grazie ancora Gianni Guerra. Andiamo con la quinta classificata, questa volta abbiamo il premio per la fascia di Miss Estate 2023. E premia Ottica Mancini, Deborah Domizzi. Deborah Domizzi che ci raggiunge sul palco, eccola qua Deborah, con un bel abito viola. Anche per lei giustamente la passerella della serata, la fascia per Miss Estate 2003 viene assegnata al concorrente numero 13 ed è Alice Zanoni. Alice quinta classificata. Voto di vinto, premio di riconoscimento anche per Alice. Oggi andiamo a Domizzi come Gianni Guerra, grazie, grazie, grazie ancora. Concreto numero 13, allora andiamo avanti con la quarta classificata, insomma ancora una miss particolare. Miss Benessere Bianco More e premia Bruno Rappoccio. Bruno Rappoccio di Bianco More, eccolo qua Bruno. Grazie, grazie. Anche per lui insomma un riconoscimento importante a vincere la fascia di quarta classificata, Miss Benessere la numero 6 Sonia Santini.
Con Bruno e Gianni, complimenti. E allora entriamo nel podio, entriamo nelle prime tre classificate, insomma comincia a essere a una presa più repitante, stiamo arrivando proprio alla fine. Sento dal pubblico un mormorio, per me ha vinto lei, per me ha vinto lei, sento un po' di numeri, come succede spesso in queste circostanze. Io non vorrei mai fare la giuria, Donna, secondo me è il lavoro più difficile, stai d'accordo Isabella? Pira, terza classificata, Miss Eleganza, e premia Sara di Valore Sposi. Sara, che torna sul palco, la quadra, eccola qua Sara, grazie, grazie ancora per questa protezione. E la numero? 5. Evelyn Biancotto. Lei un po' di rito, le riprese con i nostri camera operatori che stanno seguendo con attenzione questa serata. E siamo alle prime due, siamo alle prime due. Sì, intanto vorrei qui con le ragazze della Confgrafica, eccola qua, che ovviamente facciamo un applauso anche loro perché stiamo arrivando. Loro già hanno fatto tantissime selezioni, quindi già sono passate, sono diventate modelle e così via. Lo so che vuoi stare a mezzanotte. Allora abbiamo Miss Spiaggia di Velluto e Miss Penelope Senigallia. Cominciamo con Miss Spiaggia di Velluto. Perfetto, viene premiata da Confartigianato Francesca, Diletta e Katia. Seconda classificata, arrivano la rappresentante di Confartigianato, partner importante della manifestazione, sempre a sostegno di questo appuntamento, tra l'altro presentato proprio alla Rotonda Mare nei giorni scorsi, con grande enfasi, con grande attenzione, con grande curiosità, pronte ancora una volta a salire sul palco della Rotonda Mare per la fascia di Miss Spiaggia di Velluto, seconda classificata. Numero 14. Numero 14, Beatrice Fugatti. Beatrice, eccola qua, seconda classificata. Charlie. E insomma con le nostre signore della Confartigianato, complimenti anche a loro, premiato la seconda classificata, la numero 14 per il Revista Spiaggia di Velluto, grazie. E adesso insomma non sa, lei non sa se essere felice o dispiaciuta, perché sai, arrivare seconda quando sei lì, però sai, non sai mai se non viene premiato meno, quindi va benissimo. E allora adesso sentiremo anche la Miss Vincitrice, le sue impressioni, grazie, grazie, le sue motivazioni, insomma la sua felicità naturalmente quando salirà qui per ricevere il premio. Prego, Punte. Allora è il momento per la premiazione di Miss Penelope Senigallia sul palco, chiamiamo ovviamente oltre a Gianni Guerra il sindaco di Senigallia Massimo Livetti e Matilde Branni per la premiazione di colei che si aggiudica la tappa di Miss Conero alla Rotonda Mare di Senigallia, premio Miss Penelope di Senigallia, con insomma una fascia importante di prestigio che le permetterà insomma poi di poter andare avanti con grande motivazione in questa kermesse, in questa motivazione che come insomma abbiamo ricordato più volte poi si concluderà con la finalissima al Teatro delle Muse di Ancona. Pronto il sindaco, pronta Matilde per premiare la Miss, ci siamo, la vincitrice di questa serata alla Rotonda Mare è la numero 2.